tenuta a Torre del Monte, la location ideale per banchetti nuziali, ricevimenti all'aperto e meeting. Offre ai suoi ospiti un'ottima cucina tradizionale, fatta di piatti tipici regionali. Chef di altissimo livello offrono saggi di gastronomia locale con uso di prodotti della nostra terra. Tenuta Torre del Monte, dal 1870. Nero di Troia in purezza. Grifo. Puglia nel bicchiere. Dal 1960. Amiche e amici di Nuvesi.it, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva settimanale dello sport nuvese. Presso il Palasport di Viale Cristoforo Colombo, a Rugo di Puglia, si è tenuta una grande manifestazione di arti marziali che ha visto partecipare un elevato numero di atleti provenienti dall'intera regione Puglia. Ricco il programma mattutino, che ha visto numerosi atleti della città di Nuvo, alcuni dei quali alla prima esperienza in simili manifestazioni. Seconda piazza per Chiara Caldarola nel Light Contact, 7-10 anni femminile. Paolo Lorenzini, 7-10 anni maschile. Marco Livorti, contact, 13-16 anni. Vincenzo Di Bitonto, anni 42, light, contact di più 18 anni. Francesco Tomadon, disciplina kick light, più 18 anni. Sul gradino più alto del podio è salito Tesoro Roberto nel contact 16-18 anni. Vince la scheggia, come viene chiamato, Tommaso Lorenzini, contro Modesto Valerio, atleta del Cernuva. La manifestazione è stata organizzata dal maestro Mario Roselli di Corato. Dopo 7 vittorie consecutive, esce sconfitta da Monopoli la Tecnoswitch Ruvo. Il risultato, al termine di una ottima contesa, è stata di 82-77. Domenica prossima, 17 febbraio, la squadra del Coach Patella affronterà fuori casa il Lecce. È ripreso il campionato di Serie B di calcio a 5. La Bibord Ruvo ha affrontato il Taranto, vincendo per 4-2. Ottima prova, malgrado le assenze da sottolineare, la gara del nuvese Daniele Facchiolla. Sconfitta la SD Public Ruvo in Serie C2 di calcio a 5 alla Palafioni di Terlizzi con il risultato di 6-2. La squadra della Città dei Fiori consolida così la propria classifica al secondo posto. Due settimane dopo il primo stop della sua gestione, Massimiliano Bellarte torna a correre con la sua Futsal Salinis e lo fa in grande stile. Le rosanero passano con un roboante 7-1, costringendo la Kickoff Milano capolista al secondo stop stagionale. La Nuvese, gara sospesa al terzo minuto del secondo tempo per aggressione all'arbitro da parte di un calciatore della squadra altamurana, sul risultato di 1-0 per la Nuvese. In settimana si attendono i provvedimenti del giudice sportivo, che sicuramente assegnerà il 3-0 al tavolino per i padroni di casa. Domenica 17 febbraio la Nuvese affronterà in casa lo Spartan Boys, fischio d'inizio alle ore 15:30. Vittoria dell'Under 15 della PC di Domenico al Comunale di Ruvo di Puglia contro l'Urpis Trani per 1-0 grazie alla rete di Francesco Stasi al 15° minuto del secondo tempo. Ardua trasferta sabato prossimo, 16 febbraio, contro la Virtus Trani. Si giocherà al Monsignor Addazzi di Trani contro la Virtus.
fisso l'inizio alle ore 15:30. L'ABC di Domenico, protagonista al Prevel Puglia 2009, è stata un'esperienza e una giornata bellissima. Il commento dei tanti genitori al seguito del gruppo 2009 dell'ABC di Domenico nella competizione del Prevel Puglia 2019: la squadra ruvese si è dovuta arrendere ai quarti finale al cospetto delle Olimpiadi Vicende, dopo aver vinto il proprio girone a discapito di realtà importanti come Trani, Corrato, Monopoli e Bari, ed aver superato agli ottavi il Fasano. Entrambe sconfitte, sia l'Under 15 che l'Under 17 della Ruvese, contro la Nick Bari e l'Olimpia Terlizzi. Ha osservato un pit stop la Ruvese Under 15 di calcio femminile. Per loro la prossima partita si giocherà giovedì 14 febbraio a Monza. Sconfitta al tie break la Furger Pallavolo Andria per 3-2 nel campionato nazionale maschile di Serie B. Buona la prestazione di Davide Caldarola. Vittoria invece per Emilio Carofiglio con il volley di Taranto 3-0 lontano dal proprio parquet in quel di Tricase. A Bari si è tenuta la gara Kesen sul gradino più alto del podio. Sono saliti due ruvesi: al primo posto Cleto Edmondo, al secondo suo fratello Emanuele della palestra Centro Sport di Ruvoli Puglia, allenati dal maestro Di Domenico e l'istruttore Mirko Cantatore. È iniziato in chiaroscuro il girone di ritorno del campionato a squadre di tennis tavolo per la SD Tennis Tavolo Biagio Todisco, Ruvo, che in questa stagione schiera ben tre squadre, rispettivamente una in D1 e due in D2. In Serie D i ruvesi occupano la terza piazza in classifica. Sono stati sconfitti dalla capolista Trani, finale 4-2. In D2 i ruvesi della Talos hanno vinto fuori casa contro i Dragon Corato, grazie alle belle prestazioni di Lorenzo De Donato, Davide Giacò e Gabriele Faraone, che hanno vinto per 4-2. Sconfitta invece per l'altra di due della Rubis, dove in casa nulla hanno potuto contro la capolista Reale Mutua Tennis Tavolo Foggia. Risultato finale 5-1 per i Satanetti. Domenica 17 in casa alle ore 10 presso la palestra della scuola Giovanni Bodio, la D1 ospiterà il Ping Pong Club San Severo, mentre in D2 ci sarà il derby casalingo tra la Talos e la Rubis. Bene, amici, è tutto per questa edizione dello Sport Ruvese di Ruvesi.it. A voi tutti, a risentirci alla prossima settimana. Tenuta a Torre del Monte, la location ideale per banchetti nuziali, ricevimenti all'aperto e meeting. Offre ai suoi ospiti un'ottima cucina tradizionale, fatta di piatti tipici regionali. Chef di altissimo livello offrono saggi di gastronomia locale con uso di prodotti della nostra terra. Tenuta a Torre del Monte, dal 1870. Nero di Troia in purezza. Grifo.
Puglia nel bicchiere, dal 1960.